Grazie per essere così numerosi in questa serata all'insegna del teatro, una rappresentazione che ovviamente ci ha visto impegnati durante il corso dell'anno scolastico e per noi è un progetto titolato appunto Facciamo Teatro, che l'Istituto Tecnico Capellini ha praticamente una tradizione proprio a livello teatrale, perché per più anni di seguito appunto ha portato in scena delle rappresentazioni. Quest'anno noi abbiamo deciso di portare in scena un'opera di Govi, una famosa opera di Govi, Maneggi per maritare una figlia. Speriamo ovviamente di essere all'altezza di sì, tanta bravura, appunto riferendoci a Govi, e abbiamo voluto però dare un taglio un pochino più personale, cioè attribuendo delle espressioni tipiche non del dialetto genovese ma del dialetto spezzino. Quindi se c'è qualche spezzino doc ci perdoni per qualche gaffa o qualche pronuncia non propriamente corretta. Io ovviamente ringrazio tutti voi per essere presenti, ringrazio il preside, tutta vicepreside, vicepreside, tutti insomma coloro che sono stati così gentili da permetterci di realizzare questo progetto. Ovviamente ringrazio la segreteria, la segretaria, la signora Roberta che ci ha curato per quanto riguarda la parte burocratica, ringrazio tutti i bidelli che ci hanno sopportato pazientemente durante le prove e ringrazio il gruppo di Media Lab che ovviamente questa sera curerà le riprese e poi ci permetterà appunto di rivederci con tutto quello che abbiamo fatto. Quindi vi auguro buon divertimento, buona serata e se ci sarà qualche piccola imperfezione perdonateci. Grazie. Un momento, ragioniamo. Che cos'è che vi ho detto? Di non aprire con troppa facilità e di chiedere sempre chi è. Ma quando sentite la mia voce, è la voce del padrone. Vabbè, lasciamo stare. È tardi e ora. È pronto? Cosa? Ma che cos'è che deve essere pronto per uno che ha fame? Il tram? Ma le signore ancora non sono arrivate. E pensiamo. E non sono ancora arrivate. E poi mi dicono di fare presto, che non le faccio aspettare perché dobbiamo andare in villa. Ma dimmi un po', ma a che ora sono andate via? Non erano manco le 9. Castellazzo! È quasi 5 ore fuori, Vabbè, andate a buttare la palla. Ma su. Se vi ho detto che le signore ancora non ci sono! Ma io non ve l'ho detto che ora è! Andate a buttare la palla! Ma cosa vuole che ne sappia? Io mi sveglio al mattino prestissimo! Esco, vado a fare la spesa, torno, le colazioni da preparare, i letti da fare, torno fuori perché la signora mi manda dalla sarta. Quando torno la signorina vuole che le faccia i capelli e devo fare anche la cesta per andare in villa. Io questa vita non la voglio più fare. Me ne vado. Va bene, andate a buttare la pasta e poi andate. Si va, perché se no fa peccare sul fuoco, mi vuole dire che la pasta sa di fumo. Andate. Mi prendi uno sciopon di rabbia. Va. Poi la beretta delle donne. Stamattina mia moglie, Gida, mi sveglia che non sono neanche le 5. Le 5! E mi dice: Steva, mi raccomando, vieni a casa presto perché dobbiamo andare in villa. In villa? Ma bisogna vedere che cosa c'è in villa. Rani, mosche, zanzare. Ma che cosa c'è di zanzare? Dicono che è l'acqua. L'anno scorso siamo stati 15 giorni senza acqua. L'acqua ne idea, ma le zanzare, sì! Le zanzare erano lì che aspettavano l'acqua. Ma io, tutti i giorni, io cammino. Corro, scappo, su,
Vado via da Porto Longhi e ho saltato la colazione. Ho saltato la colazione. Padrone? L'ha portato? Se l'ho portato? Sì. Ma che cosa ho portato? Il pesce. Il pesce? E che pesce? Quello che doveva portare. E io dovevo portare un pesce. Io mi dovevo sognare di portare un pesce. E la signora non ve l'ha detto? A me non ha detto un castello. E adesso in casa non c'è niente. Ecco, ma andate a farmi benedire, voi e tutte le donne del mondo. Ecco. Adesso questa sarà la vita. Sarà lei che vorrà vedere il pesce. E a me mi prende uno sciopando rabbia. È tardi. È già venuto il padrone. Ah sì? Io non l'ho potuto fare prima. Ah, Matilde, vatti a preparare. Ma metta cara, lasciami sedere, che sono proprio stanca. A dire la verità, sono stanca anch'io. Figuratevi, Concetta. Siamo andati dalla zia e non c'era. A me non è parso nemmeno vero. E poi siamo andati dalla sarta. Giusto, la sarta. Zitta, c'è fatto. Ma io voglio proprio stare a vedere sino a dove arriva la vostra discrezione. Ciao, paperino. Sì, ciao, paperino. Ho fame! Ecco che ciao, paperino. Steva, sei già in casa? E come mai sei già in casa? E mi domanda se sono già in casa. Sì, Gigia. E sono già in casa, assai. Non sapevo dove andare e così mi son detto. Ma andiamocene un po' a casa, eh? Ma ti hai dato di volta il cervello! Scusimi, Steve, caro! Sì, scusimi. E mi dice, scusimi. Gigia, ma lo sai che ora è? E te mi dici scusa. Gigia, stamattina mi hai svegliato alle 5. E mi hai detto... Steva, mi raccomando, vieni a casa presto perché dobbiamo andare in via. Ma non ti è bastato, Perché mi hai accompagnato sì sulla porta e mi hai ripetuto: Steva, mi raccomando, vieni a casa presto. Ma non ti è bastato ancora, Gigia, no, eh? No, perché mi hai fatto accompagnare per... Dietro, lì, sulle scale, c'era quello straccione di una serva. Cosa vorrebbe a dire il straccione di una serva? Avete sentito? Mi pare, ero lì. Avete detto di andarvene, no? Su, via, va. Mi fa accompagnare da quello straccione di una serva, che se cambio dico serva di uno straccione, che non è il caso, Vabbè, Gigia, io cammino, corro, sudo, scappo, arrivo a casa pieno d'ansia e di fame. E le signore? Le signore sono uscite, se ne stanno fuori 5 ore, poi quando arrivano a casa s'assettano sulla carica e aspettano la mano dal cielo. Oh, lì! Ma cosa fate lì? Impalata come un allocco. Si mangia o non si mangia? Va bene, andrò a preparare tavola. Ancora da preparare? Ma se io non ci fossi abituato, ma sbatterei la testa contro il muro. Andate a preparare la tavola. Vado. Sì. Signora, non l'ho mica portato, Cosa? Il pesce. Questa è bella, Steva, come mai non l'ho portato? Come mai non l'ho portato? Il pesce? Io dovevo portare il pesce? Sì. Ah sì? E te, Gigia? Te, l'hai portata le banane? Io dovevo portare a casa le banane. E io dovevo portare a casa il pesce? Ma io del pesce te l'ho detto stamattina. E io delle banane te l'ho detto stanotte. Gigia, te non mi hai detto un castellazzo! Me lo sarà dimenticato, sempre se non te lo stai inventando, Ecco, tutto per fare le cose con la testa nel sacco. Ma poi, chi ci passa? Sono io, sapete cosa vi dico? Andate a farvi benedire tutte! Ma Steva! Steva! E voi, Concetta, cosa ci fate ancora lì? Andate a mettere il tavolo! La signora tavola la metto, ma poi sulla tavola cosa che metto? E di là in cucina non c'è niente? Sì, 2 uova con un po' di salsa. Nella 2 uova ci saranno bene, ma è un bel po' che sono. Così sono. Sì, così sono belle stagionate, vero? Sì. Gigia, avranno dentro il suo bel pulcino, No?
Luisa, ma perché non gli dici che mi sembrerebbe di mangiare due pollastri, eh? Gigia, Gigia, ma dare due uova con la salsa a me sarebbe come dare un cioccolatino a un cavallo. Stefa, ma lo sai che cosa ti voglio dire? Oh, ma li sentite? Ma sono sempre antichi, sempre, sempre. Te, a me, di queste scene, davanti alle persone di servizio, non me ne parli, capito? Mi parli quando siamo soli, a quattro. E allora urla, sbraia. Allora, tu magari. Ma cosa ti credi? È che in casa non ci sia da far niente. E il peso di tutta la casa è sulle mie spalle, mie. Ah già, e lui al mattino è. Fa quattro passi, chiacchiera con i suoi amici in via Priolo e gli sembra di aver cambiato il mondo. E non sa che a casa di cose da fare ce ne sono. Bisogna sempre tenere pulite le stanze, stirare i camiciotti, fare sempre la riga nelle braccia. E guai a chi demanda un aiutino, un'altra persona di servizio. No, ambizione di fare ricchi, voglia di non far durare i denari. L'hai detto o non l'hai detto? Sì, l'ho detto, ma me ne infischio. Allora, cucinare, lavare, dice che mette a posto. E anzi, dice che fa la riga nelle braghe. Se non me la faccio io con la matita, la riga non c'è. Gigia, io me lo ricordo benissimo. L'ultima volta che hai fatto la riga a queste braghe è stato per la comunione della ragazza. È una vergogna! Gigia, allora, io adesso lo faccio per dire. Allora, io sembro uno di quelli che vanno a chiedere la minestra dai prati, e poi dormono nei vagoni della ferrovia in porto. Gigia, io sono uno di quelli che quando vanno per strada si specchiano in una vetrina. Allora cosa faccio? Dico, ma chi è quel disgraziato lì? E poi sono io! Gigia, sono io! Ma, allora Gigia, guarda, io non faccio per dire, non faccio per dire, ma guarda, li vedi questi polsini? Perdono il filo! Gigia, le vedi queste scarpe? Tutte nodi, tutte nodi. Mezz'ora per scarpe. Ci sono talmente tanti nodi che Don Santini ci potrebbe dire il rosario. Allora Giulia, ti dico questa e poi guarda questo. Guarda queste tasche, le vedi? Gigia, le vedi queste tasche? Rotte, tutte rotte. Io ci metto dentro una palanca, via. Ma ci credo, ecco tutto quello che ci metto. E lapis, fazzoletti, chiave. Gigia, ma mica posso uscire di casa con un cavale, scusami Gigia, guarda che non sono storie. L'altro giorno ero lì in via Peoni, mi sento dire, scusi, bell'uomo. Bell'uomo? Eh sì, mi fa, bell'uomo. Ma t'ho proprio detto bell'uomo? Gigia, sì, e se ti dico di sì, mi fa, scusi, bell'uomo. Vabbè, era uno, era dietro e non mi vedeva, E mi fa, scusi, bell'uomo. Io la vidi, lei pezzetto dopo pezzetto, perde la faccia. Gigia, era un fazzoletto che mi usciva da qui, da in fondo alla braga. È una vergogna, Gigia, una vergogna. Io adesso te ne racconto un'altra, perché sennò sembra incredibile. Allora, l'altro giorno ero lì, in Piazza Verde, stavo andando da dei clienti. Salgo le scale, la portinaia mi fa, indietro, indietro, la portinaia. E io dico, senta, guardi, io devo andare dai Parodi. Quella mi fa, indietro, indietro, in questo caseggiato non si fa l'elemosina. Ma dico, l'elemosina. Osteva, ma ti ho preso per un povero. Gigia, ma per forza, guarda, vestito così. E non ti vergogni? Allora, Gigia, quella dei raggi, io te l'ho mai raccontata? Ah, io non ne so niente, eh. Gigia, quella dei raggi, te l'ho mai raccontata? No. E allora, guarda, sarà due settimane fa. Mi hanno detto che ci sono dei raggi che fanno bene, dei raggi buoni, non so come si chiamano. Allora,
Mi sembra si chiamino raggi violanti. Raggi violanti. Sì. Ultravioletti. Scemo. Gigia, ultravioletti, ultravioletti, stessa cosa. Allora ero lì al molo, ho detto, ma non so proprio cosa fare. Ho detto, mi metto lì, mi pioniera. Allora mi sono tolto il cappello e stavo così a prendermi i miei raggi. A un certo punto Gigia passa uno. Io me lo ricordo benissimo, Gigia, c'aveva la barba. E mi guarda. Ho detto, ma si vede che mi conosce sto qui. Allora mi sono messo così e gli ho fatto. Gigia, ma ha messo due palanche nel cappello e se ne è andato. È una vergogna. Va bene. Allora Gigia, guarda, ti dico questa, sennò poi diciamo che non sei più. Allora, la vedi questa giacca? È una giacca marrone. Eh sì, marron. Ogni tanto c'è un po' di marrone. Ma va bene, eh. Qua è il minimo. Allora, guarda qua Gigia. Uno, due, tre gassette. No, asole, tre asole. Gigia, il spezzino a sedisa gassette. Allora, qui le mie una, due, tre gassette. Qui non c'è niente. Non c'è nemmeno più un bottone. Gigia, non c'è nemmeno più un pomello. Ma mi dici cosa ci metto io adesso? Giro con una corda così. Con una corda. Gigia, guarda, io non faccio per dire. Io capisco che nelle case c'è da lavorare. Ma allora dico, ma fatti aiutare da tua figlia. Sì, sì, tua figlia. Tua figlia è sempre lì, fuori dal balcone, così. Tutte le volte io arrivo a casa, alzo la testa, tua figlia, è così. Gigia, è una vergogna. Ma quella lì non è una ragazza, è un bafo. Ma che cosa vuoi che facesse? La servo. Gigia, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Allora, Gigia, io vedo che nelle famiglie le brave ragazze trovano il tempo per fare tutto. Allora, arrivano a casa, lavano, stirano, strusciano magari per terra, se occorre, e poi trovano il tempo per leggere, per fare conversazione. Gigia, questo è il vero modo di educare una ragazza, per farne una vera, brava moglie. Ecco, invece Gigia, il tuo modo, quello di andare in giro, da sera alla mattina, a mettersi in mostra, come a dire, qui c'è la madre, qui c'è la figlia, qui c'è la madre, qui c'è la figlia, vediamo chi se ne piglia. Vorrà dire che non usciremo più, se mai quando c'è da comprare qualcosina. Sì, Gigia, guarda, io, Gigia, me ne infischio, Gigia, me ne infischio. Il problema è che tu, te, per andare in giro a comprare un rocchetto di filo, te ne stai fuori cinque ore. Ma allora uno che si deve comprare un vestito, cosa fa? Sta fuori due mesi e mezzo. Gigia, scusami un attimo, la questione è questa. Voi avete l'ambizione di farmi vedere, ecco con me. Oh, Nemmi, povera Matilde, se dipendesse da te si sposerebbe il giorno del giudizio. Noi usciamo e con questo. A me pare che dovresti ringraziarmi. Cosa pensi di fargli un bene a tua figlia tenendola sempre chiusa sotto chiave in casa?